Ciappi rischia la chiusura definitiva? Sì, ma questo è stato già sancito dalla Regione Abruzzo con questa giunta regionale, la chiusura definitiva. Purtroppo noi abbiamo tirato per del tempo grazie a dei provvedimenti del Consiglio regionale, sia di maggioranza che di opposizione. Purtroppo la giunta regionale no. È un fiume in piena il direttore Paolo Cacciagrano. Dopo 53 anni il Ciappi di Chieti, centro di formazione regionale, si avvia verso la chiusura con gli ultimi licenziamenti dei dipendenti rimasti. Direttore, la situazione al Ciappi è una situazione insanabile? Ma è insanabile perché lo ha fatto diventare insanabile la Regione Abruzzo con scelte scellerate e assolutamente illegittime se non addirittura illegali. Basti pensare che il Ciappi è stato messo in liquidazione con la motivazione di non avere i bilanci approvati e di essere in difficoltà economica quando i bilanci li approva la Regione Abruzzo e la Regione per 9 anni non ha versato al Ciappi le quote sociali annuali dovute per legge. E quindi quanti dipendenti sono a rischio e soprattutto c'è stato un numero decrescente di dipendenti nel corso degli anni? Sì, i dipendenti a rischio sono 10, ma il Ciappi ha avuto 107 dipendenti, poi non c'è stato assolutamente il turnover e stante le situazioni di difficoltà molti si sono ricollocati, molti altri sono andati in pensione, oggi 10 sono i dipendenti che hanno ancora un contratto di lavoro a tempo indeterminato con il Ciappi, ma se la Regione vuole fare qualcosa e deve fare qualcosa per questi dipendenti, poi alla fine se mette sul campo anche un incentivo all'esodo, alla fine dovrà ricollocare 4-5 dipendenti. Non si vede perché il Ciappi, che è l'unico vero ente di proprietà della Regione Abruzzo, ente che nasce nel 1968 dallo Stato italiano, dal Ministero dell'Industria, tramite la Cassa del Mezzogiorno e poi le competenze e la proprietà date alla Regione Abruzzo, un fiore all'occhiello, 50.000 ragazzi formati, trascuratissimo dalla Regione Abruzzo. In particolare problemi il Ciappi è vero che li ha avuti negli ultimi anni, ma purtroppo abbiamo avuto degli assessori alla formazione assolutamente incapaci di gestire queste situazioni. Insomma, le responsabilità poi alla fine di chi sono? Sono in capo solo ed esclusivamente alla Regione Abruzzo con i suoi organi esecutivi e secondo me siccome i dipendenti prendono gli stipendi, stanno adesso prendendo gli arretrati degli stipendi con decreti ingiuntivi che puntualmente il giudice condanna la Regione Abruzzo oltre al pagamento degli stipendi anche per quanto riguarda gli interessi di mora, gli interessi legali nonché le spese legali, io non capisco perché ancora non intervenga la Procura della Repubblica e la Corte dei Conti, perché veramente è un classico esempio di sperpero di denaro pubblico.